Nella nostra attività di radioamatore, che definire un hobby direi che è limitativo, ed anzi ne sei così coinvolto quando ne comprendi le reali potenzialità che alla fine diventa quasi uno stile di vita. Il fatto di possedere una patente ed una licenza di stazione di radioamatore ti permette di applicare le conoscenze tecniche, le tue costruzioni ed i tuoi esperimenti sul campo, avendo anche la possibilità di poter spaziare in una grande vastità di frequenze radio che vanno da poco sopra gli ultrasuoni alle microonde. Molto spesso possiamo renderci utili alla comunità mettendo a disposizione le nostre conoscenze e le nostre apparecchiature negli eventi calamitosi, collaborando con la Protezione Civile. Ognuno nel nostro hobby può trovare il proprio ambito di interesse che, oltre alla tecnica, ha dei valori di socializzazione importanti. Chiamare CQ, la sigla che è un invito quale c'è qualcuno in qualsiasi parte del mondo che vuoi parlare con me? Già questo racchiude qualcosa di misterioso, come andare a pesca e fino a che non abbocca non sai che pesce tirerai su. Ma poi ti capita di ascoltare qualcuno che trasmette da una montagna, da un deserto, dai ghiacci dell'Antartide, da una base artica russa alla deriva sul Pak, da un'imbarcazione in mezzo all'oceano, da un'isoletta sconosciuta in un altrettanto sconosciuto arcipelago che non sapevi nemmeno esistesse fino a pochi attimi prima. Ed è questo il fascino, il mistero della nostra voce trasportata da un'onda radio riflessa dalla ionosfera. Negli anni 80 è iniziata una interessante attività di cacciatori di isole ed ovviamente di chi su quelle isole si impegnava ad andarci per dare la possibilità ai cacciatori di collegare via radio quell'isola. Nasce così un diploma, l'Award IOTA, Island on the Air, ideato dalla RSGB, l'Associazione dei Radioamatori Inglesi, che viene rilasciato a quei radioamatori che dimostrano di aver effettuato collegamenti radio con dette isole. L'RSGB catalogò, e continua a farlo, migliaia di isole e di arcipelaghi, assegnando loro una sigla identificativa del continente e dell'arcipelago. Esistono poi delle classifiche ed annualmente una gara, Contest IOTA, che si svolge annualmente all'inizio dell'estate. E qui inizia la caccia al collegamento radio con l'isola rara. Ci sono luoghi che, se sei fortunato, collegherai solo una volta nella vita. Anche l'ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, ideò un diploma per valorizzare le isole italiane, l'Italian Island Award, con la classificazione dei gruppi e di ogni singola isola del gruppo ed anche per tale attività, a fronte della dimostrazione del collegamento radio, viene rilasciato un attestato. A metà degli anni 80, con i colleghi di Venezia, ci siamo cimentati nelle trasmissioni con radio, portatili e montaggio di campi base. Ovviamente all'epoca non avevamo computer, le radio ricetrasmittenti erano a valvole e necessitavano dei gruppi elettrogeni per metterle in funzione, ed anche le antenne erano impegnative. Poi uscirono le radio transistorizzate che si potevano alimentare con semplici accumulatori da auto e non pesavano quei 20, 30 e più chili delle valvolari. Nel 2019 mi è stato chiesto di partecipare alla Fiera di Montichiari per tenere una conferenza sulle attività in portatile nelle piccole isole. È ovvio che operare, noi la chiamiamo attivare un'isola, dalla stanza di un albergo mentre sei in vacanza o l'andare in una piccola isola disabitata, le problematiche ambientali sono ben diverse. La prima attività la facemmo nel 1986 nell'isola di San Francesco del Deserto, dove c'è un convento francescano. I monaci ci permisero di accamparci per 2 giorni nella loro isola e fu un'attività entusiasmante. Ora eravamo noi dall'altra parte. Ci portavamo al seguito antenne gigantesche ed impegnative e dovevamo ancora scoprire la grande facilitazione dovuta al fatto di avere un piano di terra con acqua salata dove
dove bastavano potenze di trasmissione minore ed anche antenne più semplici. Quindi da antenne cubical quad a direttive IAGI, ben presto passammo ad antenne verticali e supporti per innalzare i dipoli utilizzando canne da pesca in vetro resina. Ma vediamo ora come si pianifica un'attività in un ambito particolare come la Laguna di Venezia. Per prima cosa occorre conoscere la terminologia locale, dotarsi di carte nautiche, di strumentazione quali GPS e bussola, conoscere lo stato delle maree e poi l'equipaggiamento per operazioni in giornata o prolungata con montaggio di tenda e zanzariere. Poi occorre informarsi per eventuali permessi. Molte isole sono disabitate ma di proprietà privata. La Laguna di Venezia occupa una superficie di circa 550 km quadrati, dei quali solo l'8% occupati da terra, che comprende sia Venezia che le isole minori. Circa l'11% è composto permanentemente da acqua o canali dragati, l'80% sono piani di marea fangosi, paludi d'acqua salata o le artificiali casse di Coiman. Le isolette censite per il diploma delle isole italiane sono 71 nel gruppo IOTA Europa 131. I Gebi sono in dialetto veneziano i canali minori che attraversano le barene e le velme della Laguna Veneta, mettendo in comunicazione le zone più interne alle vie d'acqua principali, e vista dall'alto è un labirinto indefinito. Le barene, il cui nome deriva dal vocabolo veneto baro, che indica un cespuglio o un ciuffo d'erba, sono terreni di forma tabulare tipici delle lagune e periodicamente sommersi dalle maree. Alle barene si contrappongono le velme, che viceversa sono zone prive di vegetazione, perché emergono solo in condizioni di bassa marea. Mentre invece le parti più elevate, sommerse solo in particolari condizioni di alta marea, si chiamano motte. La strumentazione che useremo per la nostra navigazione nella Laguna di Venezia è quella classica, composta da bussola, goniometro, righello, compasso e quella elettronica con i GPS e i waypoints memorizzati. Esiste ovviamente della cartografia nautica dedicata, ma che non ci potrà mai guidare attraverso i gebi, attraverso le velme, attraverso le barene. Ma per quanto mi riguarda mi sono trovato bene utilizzando il software di Ozi Explorer. Con una cartografia georeferenziata ci permette di crearci noi stessi dei waypoint e, disponendo di una connessione internet, di utilizzare anche le mappe di Google Earth. Il programma Ozi Explorer si interfaccia a un GPS con i dati NMEA, calcola le distanze, ma soprattutto è importante attivare nel GPS il trackback per riprendere il percorso di andata. Come si può vedere nella cartografia georeferenziata, sono importati i waypoint di tutte le isole e motte della laguna. Questo software lo usiamo anche per le attività di protezione civile quando si opera tra le montagne, e che ci consente anche di trasformare una mappa in formato tridimensionale e con l'importazione di dati altimetrici. Sapere quindi se un segnale radio su alte frequenze si può incanalare in una determinata direzione. I bollettini di previsione marea. È fondamentale conoscere gli ordini di marea crescente e calante, che variano ogni 6 ore circa. Questi bollettini si possono reperire nel web, tenendo presente che il valore medio è calcolato al centro di Venezia e quindi le differenze tra nord e sud possono differire anche di ore. Ora prendiamo in esame una piccola isola nella laguna sud di Venezia, una tra le più difficili da raggiungere per via dei bassi fondali. Conosciamo le coordinate,
ma i fondali che la circondano costituiscono un pericolo per la possibilità di arenarsi sul fondale non solo fangoso, ma anche di massi ed ostriche. Le foto da satellite sembrano indicare dei canali, ma sono canali dove passano imbarcazioni a fondo piatto, con pescaggio di pochi centimetri. La sigla dell'isoletta è Victor 061. C'ero stato con la mia pilotina tentando di arrivarci da nord-ovest, ma non sarei più ritornato indietro se un pescatore non mi avesse indicato il giusto percorso. Così ho potuto rilevare la posizione d'ingresso e di uscita verso il canale, e come evidenziato dalla traccia rossa della mappa. Per creare un tracciato di navigazione sicuro, occorre creare per prima cosa dei segmenti di traccia con dei waypoint ad ogni curva. Attivando poi il trackback del GPS, il ritorno seguirà la traccia dell'andata. Poi, quando sei lì, è come essere in mezzo al mare, una distesa d'acqua dove si confondono le balene e le terre emerse. Non parliamo poi di zanzare e di insetti vari. Ma vediamo anche l'attrezzatura radio. A volte infilare un semplice supporto nel terreno, formato da pietre, è un'impresa complicata, però c'è un trucco. Ed è abbastanza facile. Basta individuare una pianta di barena che ha già scavato il percorso per noi ed infilare lì il nostro supporto a vite. Si nota, tra le nostre antenne, un accordatore da palo della Icon l'H2, controllato dal famoso IC Icon 706, con un'antenna a stile impilabile a baionetta della lunghezza di oltre 10 metri, che accorda in pratica su tutte le bande HF. Poi il classico dipolo o invertita montato su un supporto da canna da pesca in vetroresina, con segmenti per operare in 15, 20, 40 metri di lunghezza d'onda. Importante è la messa a terra dell'impianto, con vari oggetti metallici immersi in acqua salata. Poi una tecnica che mettiamo in atto quando la propagazione è troppo lunga e dobbiamo dare la possibilità a stazioni radio nel cono d'ombra di collegarci. Trasformiamo il dipolo per i 40 metri, inizialmente posto a V invertita, distendendolo in orizzontale ad un paio di metri da terra. Nella tecnica militare NVIS, l'acqua salata fa il resto. Qui di seguito i particolari dei giunti dei segmenti sezionatori del dipolo e il supporto della canna da pesca. Da notare l'isolotto con l'alta marea ed i fili del piano di terra di varia lunghezza. In questa immagine possiamo vedere un tracciato monitorato in tempo reale tramite sistema GPS APRS, andata e ritorno alla motta est di Cazzane, altro percorso di una certa complessità. Qui in mezzo all'acqua utilizziamo per il log di stazione i computer Zhaobok della Panasonic, adatti per operare in ambienti umidi, eccetera. Si trovano nel surplus, a prezzi molto contenuti. Si può vedere in primo piano un gruppo elettrogeno 4 tempi F1000 della Yamaha che non utilizzeremo, ma alimenteremo gli apparati con i soli accumulatori. Operare con i 220 volt in mezzo all'acqua è troppo pericoloso. In questa foto, queste piccole isole a pelo d'acqua sono visibili quando ci arrivi a meno di 100 metri di distanza. Nella scatoletta c'è un GPS Garmin collegato a un apparato THD7, il dispositivo che trasmette ogni 3 minuti la posizione con il sistema APRS a livello mondiale. Ed ecco com'è il fondale tra le due isolette, dove si possono notare affioranti i resti che delimitavano la valle di Cazzane e dove esistevano delle abitazioni di famiglie di pescatori. Ed ecco la motta con la bassa marea. Infatti, quando si va su queste piccole isole è consigliabile farlo con la bassa marea, che nel caso si finisse incagliati, ci si può sempre salvare con l'alta marea. Ti possono capitare
Isolotti come Monte dell'Oro, immerse nella vegetazione e mentre stai operando sei circondato da ronzii di insetti non ben definiti. Un'isola circondata da misteriose storie. Si racconta anche che il barbaro Attila, in fuga dalle scorribande, dovette abbandonare il carro sprofondato nel fango, con i tesori trafugati e il suo famoso arco. I pescatori raccontano che nelle notti di nebbia si possono intravedere le figure dei suoi guerrieri a guardia del carro, ma se li vedi poi muori. Ma quasi tutte queste isole e isolette hanno storie terrificanti di fantasmi, eccetera. Quando scendi in acqua, tra i vari ciottoli si possono scorgere reperti appartenenti a lontano passato. Ci sono isole dove sorgevano delle chiese o dei conventi e dove con la bassa marea affiorano anche ossa umane. Poi ci sono delle motte in Laguna Sud ed anche questi affioranti di poco sul livello del mare. Casoni dove incontri pescatori che poi ti invitano a cenare con loro. In questa foto il setup durante il contest IOTA 2005 dell'isolotto di Fisolo in Laguna Sud. E sorprendentemente mi ero classificato primo mondiale nella categoria attivatori e non sarà l'unica. Ecco qua lo spettrale Cason prime poste, una casa che sorge in mezzo all'acqua. Poi scopri anche qualche messaggio in bottiglia trasportato dalle correnti. Il fantastico Cason Lanzoni, all'estremità nord della laguna, raggiungibile con l'alta marea, o all'estremità sud con la motta dell'Aseo, su un fondale impossibile di pochi centimetri per arrivarci. Poi cresce la marea, ma oramai sei operativo e vedi di completare l'attività per l'accredito dell'isola come attivatore. Qui il mio piccolo gomoncino per navigare sul basso fondale. A bordo batterie, benzina, radio, antenne e cagnolino al seguito. Ecco qua. E una frase importante che mi torna sempre in mente è questa: non avventurarti nell'oceano se non hai il coraggio di perdere di vista la costa. Fine.